Buonasera a tutti e benvenuti con un nuovo appuntamento di Good Night Milano. Io sono Andrea Valdeschi. Oggi mercoledì 24 luglio, ci sono circa 35-36 gradi, quindi fa caldo. E io sono qui con Andrea Zoppolato, che è il presidente dell'associazione Vivaio e dell'associazione Milano. Esatto, sì, grazie. Salve a tutti. Allora, questa sera parliamo di un argomento molto importante sotto diversi punti di vista, mi viene da pensare, no? Sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista politico, che è Milano città-stato. E allora io ti rivolgerei come primissima domanda quello che voi scrivete sul vostro manifesto, ovvero: può Milano proporre un modello di società ideale per l'Europa? Sì, infatti, allora, innanzitutto Milano città-stato è il... Quello che promuoviamo in realtà è un concetto abbastanza concreto, un concetto amministrativo, che è quello del fatto che secondo noi Milano avrebbe tutti i diritti, sia costituzionali ma soprattutto di logica, di poter acquisire lo status di regione, come è prevista la Costituzione, l'articolo 132. Questo per vari motivi, che sono soprattutto quello di poter competere a livello internazionale e poter al tempo stesso essere un laboratorio di riferimento per l'Italia. Abbiamo fatto un manifesto proprio perché quello che ci anima non è soltanto il grande vantaggio concreto, che poi magari di cui ne parleremo, ma anche un aspetto profondamente ideale e, perdonatemi la parola, anche un po' filosofico, nel senso che quello che ci piacerebbe non è realizzare una forma di autonomia egoistica o retrograda, ma tutt'altro, cioè quello di poter far diventare Milano un laboratorio per costruire un modello di società ideale nel senso semplicemente più al corrente e più coerente con quelli che sono i tempi. Ecco, perché appunto, no, anch'io quando ho pensato a Milano città-stato, quindi a una... Intanto ricapitoliamo il concetto di città-stato, che anche a me non era chiaro, cioè per città-stato noi intendiamo tutte quelle città nel mondo che hanno un certo grado di autonomia su diversi argomenti, che possono essere la sanità piuttosto che l'istruzione, eccetera. In Italia sarebbe appunto città-regione. Corretto. Appunto, quello che dicevo prima, no? Quando si pensa all'autonomia, soprattutto di questi tempi, si pensa a quello che dicevi tu, no? A una situazione molto più retrograda, molto più... sapete che c'è? Io produco tanto, mi tengo tutto e saluti e tanti saluti. Non è così. No, anche perché obiettivamente io parto dall'idea che fare politica a qualunque livello, sia professionale che a livello di passione, sostanzialmente il bello della politica è quello del partire da quelli che sono i problemi del territorio di cui fai parte. Oggi il problema vero, probabilmente fossimo 20 anni fa, potrebbe essere un tema quello che si è detto per Milano, cioè un tema di risorse piuttosto che altro. Oggi invece la situazione paradossalmente è molto più drammatica, cioè nel senso che oggi non è più il tema del dateci un po' più di risorse, ma il vero tema è che andando avanti così di risorse non ce ne saranno. Cioè oggi il vero pericolo di Milano è l'Italia, quindi di conseguenza la principale responsabilità di Milano è fare qualcosa perché l'Italia non vada a tracollo. Sulla base di quello, come insegnano sostanzialmente, se si prende l'economia o qualunque tipo di impresa, non si può pretendere che la grande struttura burocratica crei innovazione, nel senso che ogni tipo di struttura burocratica, come diceva tra l'altro Hobbes, è fatta già per bloccare ogni innovazione. Cioè, se ci pensiamo, anche la stessa parola di Stato, Stato è un participio passato, quindi già lo Stato per definizione è qualcosa che blocca l'innovazione. Quindi in una situazione in cui, e siamo tutti credo d'accordo, l'Italia ha bisogno comunque di un cambio di rotta, perché i governi cambiano, però la situazione sta sempre andando uguale, e calma piatta nel senso proprio declino, a quel punto invece di pretendere che sia lo Stato a generare questi grandi rinnovamenti, che non può accadere, invece si deve ripartire dal piccolo. Quindi, e chi meglio di Milano può, ovviamente, con i poteri e autonomia necessari per poter sperimentare e assumersi la responsabilità di sperimentazione, chi meglio di Milano può sperimentare in ogni ambito delle regole più funzionali alla crescita e al benessere rispetto a quelle che stanno ingessando il nostro paese? Ma Milano potrebbe fare questo discorso da sola, oppure avrebbe bisogno di un discorso
un po' più generale anche con altre città importanti del territorio italiano, mi viene in mente per esempio Torino, Genova, Roma. Allora, intendiamoci, sicuramente qui ci sono due elementi. Allora, il primo è che la città-regione, che tra l'altro in tutti gli ordinamenti, che tutti gli ordinamenti prevedono una suddivisione territoriale, okay. In tutti gli ordinamenti in cui c'è suddivisione territoriale ci sono le regioni, ci sono le città. Nel senso, la Svizzera ha i cantoni e ha le città cantone, la Germania ha gli stati e le città stato, idem la Spagna, idem le contee, Londra è una città contea. Solo l'Italia ha la regione, che è un territorio vasto, che fa vasto, certo. Okay? Più o meno vasto, comunque non ha una distinzione fra area urbana ed extraurbana dal punto di vista regionale. Dal punto di vista della Costituzione, le uniche due città che potrebbero da sole diventare città-regione sono Napoli e Roma, perché sono al di sopra del milione di abitanti che l'articolo 132 prevede come limite minimo. Detto che però, ad esempio, l'unico caso negli ultimi decenni di regione nata, scorporata dall'altra regione, è stato il Molise, che ha solo 300.000 abitanti, quindi in realtà se c'è volontà politica anche altre aree lo potrebbero fare. Quello che secondo noi è basilare è che solo se tu dai un'autonomia che rinforza la sua identità può incentivare la collaborazione fra città, cioè nel senso, se Milano è ovvio che l'autonomia la spenderebbe per essere più efficiente dal punto di vista internazionale, certo. E quindi attirare più risorse dal resto del mondo. Se, per dire, Roma diventasse autonoma, probabilmente potrebbe differenziarsi maggiormente sull'aspetto della cultura, della produzione cultura, che fa parte del DNA di Roma molto di più che del business. E a quel punto, all'estero conoscono, se devono venire in Italia dicono vado a vedere Milano, non vado a vedere la Lombardia. Esatto, altro elemento, città-regione significa che ad esempio può decidere lei liberamente, con un budget corrispondente, di promuovere il territorio. A quel punto il brand Milano, probabilmente il brand Milano ha più leva che il brand Lombardia, o meglio, probabilmente avrebbe senso sia avere una politica per promuovere il brand Milano, per il territorio di Milano, e poi il brand Lombardia, ma non secondo noi non ha senso come oggi, che invece tutto il budget per la promozione turistica sia nelle mani della regione Lombardia. Ecco, rimaniamo ancora un attimo sull'ideale, poi mm-hmm. andremo più in okay. un discorso pratico, no? Come si fa a far capire alle persone che questo è un progetto di integrazione, nonostante si parli della possibilità di avere più autonomia? Certo, questo per noi è basilare, nel senso che, come detto, il principio di autonomia è abbastanza banale, no? Perché è un concetto, in realtà, un concetto filosofico. Autonomos significa che uno segue le proprie regole. Quindi l'autonomia significa che tu dai a un territorio la possibilità di riflettere le sue caratteristiche. Allora, Milano, la caratteristica di Milano è innegabile. Se noi ci incontriamo, il primo discorso che fanno due persone a Milano è: da dove vieni? No? Nel senso, io sono andato a Milano, però non ho niente di milanese. Oggi ho incontrato una persona che ha iniziato a dire che ha la bisnonna greca e io ho iniziato a dire che ho il bisnonno friulano. Quindi la caratteristica di Milano è proprio questa: Milano, tu diventi milanese, e nel momento in cui diventi milanese tu sei milanese proprio perché sei diverso. E questo non è solo oggi, ma è la storia di Milano, perché Milano è l'unica città in Europa, tra le grandi città, che è stata conquistata da tutte le grandi culture continentali, no? È stata sotto gli spagnoli, sotto i celti, sotto i francesi, sotto i romani, sotto gli austriaci, i tedeschi col Sacro Romano Impero, perfino gli svedesi che venivano con i longobardi dallo Scandia. E nonostante questo, Milano ha saputo non vivere passivamente e subire passivamente queste conquiste, ma all'opposto, cioè tutte queste conquiste a Milano sono diventate un rinforzo dell'identità di Milano. Quindi, se diamo l'autonomia di Milano, non c'è alcuna possibilità al mondo che questa autonomia venga spesa per chiudersi, perché questa città, proprio per la sua caratteristica, è una città che è fatta, semmai il problema è l'opposto, che è una città che di sua è portata sempre a eccellere dal punto di vista internazionale, a fare da guida per il paese, a far nascere movimenti di interesse nazionale e internazionale. Quindi proprio è l'opposto. Ok, allora andiamo un attimo più sulla praticità. Mm-hmm. Perché? Innanzitutto, che cosa si deve fare da un punto di vista proprio giuridico-istituzionale per poter diventare una regione? Allora, come detto, è previsto l'articolo 132.
che stabilisce in modo abbastanza chiaro quello che dovrebbe essere fatto. Sostanzialmente dice che qualunque territorio con almeno 1 milione di abitanti può fare richiesta, può teoricamente diventare una regione. Okay. Per farlo devono chiederlo i comuni. I comuni cosa significa che devono chiedere i comuni? Devono essere i consigli comunali che devono approvare, teoricamente, quindi facciamo il caso di Milano. Il mio sogno è che addirittura i comuni dell'area metropolitana, quella stabilita dall'OCSE, che calcola il sistema di connessioni di un territorio, secondo me avrebbero tutti questi comuni più interesse a far parte della regione Milano che non delle altre regioni. Comunque, teoricamente, tutti questi comuni potrebbero far richieste insieme per diventare regione. A quel punto, se ci deve essere un referendum confermativo in ognuno di questi comuni. Con un limite minimo, immagino, di firme. Allora, questo è un altro discorso, perché in realtà per promuovere questo processo noi stiamo seguendo il principio stabilito dallo statuto della città metropolitana e da quello del comune, che stabilisce sostanzialmente la possibilità di avviare un referendum propositivo che ha di due soglie di firme, 1.000 per presentarlo e 15.000 a livello comunale poi per portare avanti e far realizzare il referendum, che ha due grossi vantaggi su questo processo. Uno, che prevede lo statuto che nel caso in cui sia approvato e passasse a quorum agevolato, che è circa il 30%, automaticamente l'autorità del territorio deve dare mandato, dare avvio alla volontà popolare entro, mi sembra, 60 giorni. Quindi noi quello che vogliamo fare è abbastanza veloce. È molto veloce, è molto veloce, tenendo conto che il periodo più lungo è quello della raccolta delle firme, cioè ci sono 4 mesi per raccogliere 15.000 firme. Un bel lavoro. Sì, anche se però la nostra strategia in realtà è il nostro sogno è quello di far emergere che Milano è una comunità. Ma Milano inteso come comune o inteso come città metropolitana? Allora, noi come detto la intendiamo come città metropolitana, se non più allargata. Dal punto di vista giuridico l'articolo 132, ahimè, dice che sono i comuni che devono avviare questo iter. Quindi, teoricamente, ci hanno confermato i giuristi, che per avviare questo anche il referendum, perché abbia un senso giuridico, bisogna farlo a livello comunale. Però in questo processo noi vogliamo coinvolgere, abbiamo già il database di tutti i consiglieri della città metropolitana, vogliamo già coinvolgere tutte, non solo le forze politiche, ma anche gli stati generali, gli stakeholder della comunità di Milano. Ecco, ti faccio una domanda che è un po' un'aperta chiusa parentesi. Quanto c'è il rischio di promuovere un progetto del genere, di essere avvicinati a un partito politico piuttosto, perché a me in questo momento viene in mente la Lega, no? Che fa molto dell'autonomia un discorso quasi preponderante, no? Della sua politica. Quanto c'è il rischio di essere appunto avvicinati a queste forze politiche e in questo modo essere, tra virgolette, abbandonati dagli altri? Sì, allora sicuramente questo è il rischio. Noi adesso, devo dire, noi siamo partiti più prima col sito, adesso stiamo proprio coinvolgendo le forze politiche. Devo dire, tutte le principali forze politiche del territorio hanno già detto ci siamo, e quindi è vero che ci può essere questo rischio, però lo riesci a spazzare via proprio se il progetto diventa inclusivo. Quello sì, e sono d'accordo. Parlando proprio della cittadinanza, sappiamo che comunque sia, se io sono abituato a votare un certo partito, un certo movimento, ascolterò molto di più le sue di ragioni, no? E arrivare a 15.000 come firme necessarie è comunque un obiettivo importante, no? Sì. E si riesce a fare, la parola propaganda forse è negativa, comunque a fare informazione rimanendo lontani da concetti politici di partiti, no? Cioè, perché comunque sia si parla di un percorso politico, perché comunque la politica è una cosa che va al di là dei partiti. Però come si fa a fare in modo di far capire alla gente che è un discorso sovrastrutturale e quindi non partitico? Allora, è tutto molto corretto, perché queste sono esattamente le cose che ci inquietano e a cui tra l'altro cerchiamo e cercheremo di dare una risposta, perché non avendolo mai fatto, io mi sono rivolto ad esempio alla forza politica più classica, quella che ha fatto i grandi referendum della storia, proprio per avere l'ABC formale, ed è tutto un mondo, è un cinema, il referendum è la cosa, è complessissimo farlo.
Quindi sicuramente noi partiamo però in modo molto sereno, non essendo noi politici di professione, non avendo degli interessi, perché non è che Certo. Andrea Zoppolato, se Milano diventasse città regione, avrebbe un vantaggio come Andrea Zoppolato. Io sono super convinto, non ho dubbi, che tutto il territorio ne avrebbe, però non le avrei io personalmente. Quindi questo ci dà quella serenità del dire noi ci impegniamo e ci impegneremo per fare in modo di far capire ai milanesi che se il loro destino, come secondo noi dovrebbe essere così, è quello di essere un faro per l'Italia e un grande player protagonista internazionale, non può che passare attraverso avere poteri, i poteri che tutte le altre città del mondo hanno. Se ci riusciremo, sarà una vittoria per tutti, però non è una cosa che dici non ci fa dormire la notte, nel senso che stiamo cercando di coinvolgere tutti quanti, cercheremo di comunicarlo in ogni modo. Però credo che alla fine sia giusto che su un tema del genere ci sia un referendum con le persone che liberamente possono dire sì, no o non me ne frega niente. Ti faccio due domande che puntano a trovare l'ago nel pagliaio, ma proprio perché è un progetto molto ambizioso, no? E quindi penso che sia giusto anche cercare di vedere un po' tutti i punti di vista. La prima domanda è: nel momento in cui Milano riuscisse in questo progetto di diventare una città regione, qual è il rischio? Cioè, c'è un grosso rischio che anche altre città puntino a fare la stessa cosa e quindi si formasse una sorta di anarchia generale per cui ognuno, tra virgolette, pensa a casa sua e non fa il bene collettivo? Allora, altra domanda in effetti che è sensata, però è proprio la premessa che secondo me è da proprio su cui bisogna fare chiarezza. Cioè, cosa significa Milano diventa città regione? Significa che in realtà è una questione interna alla Lombardia, no? Significa Ok. dire, immaginiamo per far capire che non è un dramma, basterebbe immaginare che in questo momento ci fossero Veneto e Lombardia unite, ok? In cui però le risorse della Lombardia vengono stabilite dal Veneto, no? Questo, Ok. immaginiamo una regione unita, Lombardo-Veneto, che si abbia sede a Venezia e Venezia gestisce 60 miliardi di euro come vuole su questo territorio, Ok. ok? Penso che nessuno direbbe che sarebbe corretto, così Certo. come nessuno direbbe che sarebbe un dramma se la Lombardia dicesse la quota parte di risorse da destinare a Lombardia, meglio che gestiamo noi direttamente che non che ci sia un ente centralista all'esterno, ok? Certo. Allo stesso modo noi diciamo che la Lombardia sostanzialmente ha due anime, ha l'anima dei grandi territori montani, diciamo dei grandi paesaggi, no? Dalle grandi pianure piuttosto che le montagne, i laghi, eccetera, che hanno delle caratteristiche, ad esempio su cui l'agricoltura, l'allevamento è molto importante, il tipo di turismo che attrae è molto diverso, le imprese che sono molto radicate al territorio, che hanno delle esigenze. E poi c'è tutta l'area urbana in cui obiettivamente il punto di riferimento di Milano non è oggi la Valtellina, Certo. è Berlino. Ma fuori di metafora, cosa vuol dire? Che se uno studente lascia Milano, non è per andare a studiare a Como, è per Certo. andare a studiare a Berlino. Se un'azienda, una start-up decide di andarsene a Milano, se ne va a Barcellona. Quindi Milano per quello ha altre esigenze e secondo noi è giusto che la quota parte di risorse e le competenze necessarie per gestirle non è un dramma che se le adotta. Anche perché sarebbe comunque poi un beneficio sia per Milano, regione, cioè consideriamo proprio come se fosse una regione, quindi sia per Milano e quindi chi vive nella regione Milano, sia comunque per la collettività. Non ho dubbi, perché, ma non solo per la collettività, per due tipi di collettività, per il resto della Lombardia, perché se io dico all'Andrea Zoppolato che vive a Como, che magari ha bisogno dell'andare in un ospedale, gli direi, preferisci un regime, tra virgolette, di monopolio all'interno della Lombardia, tutto livellato, dove, come spesso succede, livellato è livellato verso il basso, oppure avere un'alternativa a 50 km di distanza, dove a quel punto l'ospedale del Servizio Sanitario di Milano è in competizione con l'ospedale del Servizio Sanitario del resto della Lombardia, che a quel punto giocheranno al rialzo per assicurare servizi superiori. Per il resto d'Italia lo stesso discorso. Oggi in Italia il dramma è che non riesce a essere competitiva a livello internazionale.
Milano è quella la funzione che avrebbe. E quindi sarebbe aprire il rubinetto, se funziona ecco, bene di Milano. Di quanto si parla? Cioè, si apre il rubinetto, diamo dei numeri. Allora, come detto, io intendevo il rubinetto del fatto che Milano così potrebbe fare arrivare in termini di maggiore turismo, maggiori certo. investimenti, maggiori imprese e talenti, quindi più risorse dall'estero. Però venendo proprio al rubinetto concreto, che tra l'altro non ci sarebbe perdita dello Stato, sarebbe di questo tipo. Allora, oggi la Regione Lombardia, nonostante che sia quella con il residuo fiscale più alto in Europa, riceve comunque dallo Stato, bilancio l'anno scorso, 23,6 miliardi di euro. Riceve dallo Stato a fronte di? Di una cifra di 70 e passa miliardi di ammontare fiscale. Okay. A 50 e passa miliardi di residuo fiscale, cioè quello di differenza fra quello che dai e quello che ricevi indietro. Quindi già è abnorme, cioè in Germania per dire la Baviera ha 6, che è la più alta, ha 6 miliardi di residuo fiscale, cioè qua 53, lì 6 miliardi. Detto questo, questi 23,6 miliardi cosa significa? Oggi li gestisce tutto a livello centrale la Lombardia, ok? Se diventasse Milano città regione, Milano città regione per tenere il residuo fiscale uguale, uh-huh. Milano città regione produce più o meno il 50% di PIL e di carico fiscale della regione. Di tutta la Lombardia? Sì, di tutta la Lombardia. Quindi è molto facile, per tenere il residuo fiscale uguale pareggiato, Milano avrebbe la metà più o meno di 23,6 miliardi, quindi quasi 12 miliardi di euro. Per capire l'ammontare, 12 miliardi di euro oggi nel bilancio del comune, le entrate da trasferimenti statali e regionali messi insieme sono 450 milioni, a fronte di circa quasi 40 miliardi di tasse prodotte nel territorio, quindi un residuo fiscale clamoroso. Okay? Immaginiamo di avere 12 miliardi. Questi 12 miliardi cosa significa? Innanzitutto, per capire l'entità, una linea metropolitana vale 2 miliardi. I biglietti, con 450 milioni di euro, 450 milioni di euro è l'incasso in un anno dei biglietti dei mezzi pubblici. Teoricamente Milano potrebbe addirittura, per promuovere l'uso dei mezzi pubblici, essere la prima grande città d'Europa che li mette per i residenti gratis, ok? Creando un volano enorme su sta roba. 450 milioni su 12 miliardi. Sulla sanità e siamo ci potrebbe a 2 essere. Miliardi e 450 facendo un discorso di costruisco una metro e do i biglietti cioè, gratis. Capiamo la grandezza e poi a nostro avviso, secondo noi, questo darebbe molta più trasparenza, perché oggi il problema della Regione Lombardia, che è un po' il problema di tutto lo Stato, non si vede esattamente i flussi, cioè si sale macro aree, ad esempio la Regione Lombardia spende tantissimo la sanità, attorno ai 19 miliardi. Però non si sa esattamente come, cosa, dove, perché, quando. Invece in questo caso magari si possono creare delle modalità di maggiore efficientamento, ok? Anche perché ci sarebbe maggiore concorrenza. Ci sarebbe maggiore concorrenza, assolutamente, e probabilmente succederebbe che Milano nella zona probabilmente userebbe più risorse per rendere il territorio più competitivo dal punto di vista internazionale. Mentre invece il resto della Lombardia probabilmente punterebbe più su fattori paesaggistici e infrastrutturali, che è giusto, è proprio per questo. Milano come infrastruttura è messa relativamente bene di collegamento, però è anche vero che all'interno dell'area urbana, o meglio della città metropolitana, dell'area metropolitana, si potrebbe fare molto di meglio per Milano. Ecco, quindi è come dire, Milano da uno sguardo rivolto alla nazione punterebbe lo sguardo rivolto alla comunità europea, possiamo dire, sì. O comunque internazionale. Ecco, in tutto questo discorso, l'istituzione Europa dove va inserita? Nel senso, io magari riesco a raggiungere queste 15.000 firme, mi presento al comune, dico, tieni, adesso tu fai il referendum, e il comune ti dice di no. Sì, esattamente. In quel caso possiamo sicuramente automaticamente fare ricorso al TAR, alla Corte di Giustizia e alla Corte Europea, nel senso che in realtà il no non può essere per motivi sostanziali, no? In questo caso è previsto, perché il Comune ti dice che ogni referendum è ammissibile su tematiche, su competenze che riguardano il Comune. Visto che la Costituzione dice che il Comune può fare richiesta dell'iter del 132, noi è quello che chiediamo. Okay. Non chiediamo di diventare città-stato, diciamo il Comune deve avviare questo iter. Però è molto sensato quello che dici, perché in realtà il vero tema è, una delle diversità che ha Milano è che Milano è innegabile, si sente
per molti più europea che italiana, o comunque certo. Si sente fortemente una città europea. Certo. E quindi il tema, uno di questi temi, è proprio il discorso del dare quei poteri e quella possibilità di rappresentanza, perché Milano non può perdere il terreno dell'Europa. Adesso si sta, per fortuna, parlando meno di uscire dall'Europa, però Milano non può neanche permettersi lontanamente che questo sia uno dei temi in discussione, perché Milano è Europa, ok? Per fortuna esiste l'Unione Europea, che la si attacca a tante cose, però sostanzialmente finché siamo in Europa le leggi europee valgono di più delle leggi italiane. Ok, quindi se dovessimo fare una classifica, com'è? Leggi europee, leggi nazionali, leggi regionali? Sì, e poi quelle comunali. E poi quelle comunali. Esatto, okay. In ultimo, come che tra l'altro legge del comune, la cosa buffa è che Milano ha esattamente le stesse competenze degli altri 7.000 comuni. Cioè, se tu prendi un comune in mezzo sperduto alla valle, di magari 1.000 abitanti, ha gli stessi poteri di Milano. Cioè, questo è limitante. Come Europa, è importante, perché l'Europa si basa su dei valori fondanti, che sono quelli che poi mettono un paletto al possibile strapotere o abuso di potere degli stati sui cittadini. Due in particolare sono dei valori, che sono i valori fondanti dell'Europa, che sono il diritto per i cittadini alla buona amministrazione e il diritto alla partecipazione. Quindi nel caso in cui noi quello che vogliamo è far emergere la volontà della Comunità di Milano, se dovesse emergere questa volontà, in senso ad esempio abbiamo i diritti come stabilito la Costituzione di avere questi poteri, e lo Stato o la Regione si mettessero di traverso, questo, visto che è un diritto di amministrazione e di partecipazione della comunità garantito da Bruxelles, a questo punto potrebbero esserci gli estremi del chiedere l'intervento addirittura dell'Unione Europea per salvaguardare uno dei diritti fondanti dell'Unione Europea. Ecco, siamo quasi in chiusura, sei stato chiarissimo. Volevo chiederti quali sono i prossimi passi, quelli proprio più vicini a noi. Allora, i prossimi passi sono questi. Noi adesso stiamo mettendo insieme tutte le forze politiche del territorio. E possiamo dire quali sono le forze politiche, allora, che hanno io accettato? Io posso dire, informalmente abbiamo iniziato i contatti con alcuni dei vertici di tutte le principali forze politiche, e posso dire che tutte hanno detto del territorio che ci sono. Ci sono in che cosa? Ci sono, dobbiamo essere chiari, sono tutti a favore di una maggiore autonomia e poteri per Milano, e sostanzialmente il tema adesso è... Sono tutti d'accordo che la strada possa essere una delle due opzioni stabilite dalla Costituzione, che sono o quella che ho detto, che Milano diventi città-regione, oppure l'altra, che diventi, che la città metropolitana abbia più poteri. Okay. Cioè ci sia una legge, adesso è svuotata sostanzialmente città metropolitana, e quindi ci sia una legge dello Stato che o dà più poteri con una legge speciale alla città di Milano, ma ci sembra difficile, perché a quel punto dici perché noi sì e gli altri no. Certo. Oppure, più facile teoricamente, che ci sia una legge che potenzia tutti i principi. Io personalmente sono nell'interesse di Milano, mi sembra questa una ipotesi non positiva, perché significa rimettere tante strutture, comune, città metropolitana, regione, eccetera. Certo. E soprattutto non vedo perché, visto che noi diciamo Milano è diversa, ha delle esigenze diverse rispetto al resto del paese, si debba conformare con delle regole che ci sono a Messina piuttosto che a Cagliari, che sono realtà totalmente diverse. Comunque i passi sono questi, quelli comunque di dire, magari stiamo mettendo insieme sia quelli che puntano di più sulla città metropolitana e quelli che puntano di più sulla città regione. L'accordo tra le parti che stiamo stringendo a livello informale è: rimaniamo uniti anche dopo il bivio, perché se arriverà il bivio in cui si prende o una strada o l'altra, l'importante è che, diciamo, comunque sia, sarà comunque un male minore. Certo. Rispetto alla situazione di adesso, evitiamo di disunirci. Non solo, dobbiamo adesso presentarci uniti, il prossimo passo sarà settembre-ottobre, tutte queste forze politiche presenteremo uniti su tutti i cosiddetti stakeholder della città di Milano, quindi i cittadini in primis, e poi università, piuttosto che associazioni, imprese, eccetera, perché vogliamo anche loro in questo processo, per noi è un processo costituente. A quel punto, quando ci saranno tutti questi tasselli, quindi da dire finalmente c'è un'unità d'azione, a quel punto presenteremo le 1.000 firme per avere referendum. Se saremo costretti a farlo a livello comunale, comunque vogliamo coinvolgere tutti i comuni della grande Milano, quindi sia della città metropolitana che addirittura quelli delle zone che fanno parte dell'area OCSE.
E se passerà dopo aver depositato le 1000 firme, che noi stiamo formalmente seguendo tutti i crismi, ci sarà a quel punto il via libera per raccogliere le firme per il referendum, che saranno 15.000 firme da raccogliere in 4 mesi. Se raccoglieremo, a quel punto ci sarà il disco verde per il referendum, che come detto avrà un quorum attorno al 30%, è calcolato sulla base delle ultime elezioni, che se dovesse passare, con i sì che passano i sì, rispetto a quello che è successo in Veneto e in Lombardia, automaticamente, in quel caso il comune di Milano, se non la città metropolitana, e tutti gli altri comuni dovranno automaticamente avviare il processo previsto dal referendum. Ti faccio un'ultima domanda: si creerà un movimento oppure sarà solo una questione di mettere insieme diverse realtà che rimangono distinte? Allora, stai anticipando veramente tutte le questioni e hai centrato la questione. Allora, formalmente ci deve essere un comitato che porta avanti il referendum e quindi stiamo valutando come farlo in modo più limpido e senza che ci sia nessuno che mette il cappello. Quindi noi ci siamo presentati, noi siamo l'unica ente, siamo un'associazione che fa politica dal punto di vista filosofico, ma non siamo un partito, e quindi probabilmente siamo, e tutti sono d'accordo, che siamo noi quelli che portano avanti questa istanza. È indubbio che l'obiettivo più importante, perché il nostro obiettivo alla fine è che Milano diventi città regione, e quindi l'obiettivo più ambizioso è quello di unire il più possibile, anche formalmente, quindi in un movimento civico più che referendario, unito per un progetto chiaro, che a quel punto possa avere effettivamente le caratteristiche da costituente e anche formalmente possa essere un movimento di tipo politico, anche se magari non partitico, che si candida. Perfetto, grazie mille, hai risposto a tutte le domande, siamo stati chiarissimi. Io ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito, gli estremisti di siti web eccetera, sì, che si può allora seguire. Per essere aggiornati su tutto, il nostro sito di riferimento è milanocittastato.it, okay. E per scriverci info@milanocittastato.it, per collaborare, noi siamo iniziamo a essere tanti volontari che fanno questa cosa. Se uno vuole collaborare, basta che scriva "ci sono anch'io" una mail a info@milanocittastato.it. Ci incontriamo una volta alla settimana e ormai ci stiamo suddividendo anche come temi. Devo dire, ci stiamo organizzando in modo, noi lo chiamiamo l'aperitivo destinato a un'attività sociale, nel senso che pigliamo quella fascia d'aperitivo e diciamo, per come siamo organizzati, nessuno ha perso il posto di lavoro o è fallito o è stato cacciato di casa, nel senso che riusciamo a organizzare in modo che sia, noi lo chiamiamo il calcetto senza palla, cioè un bel momento gratificante a livello individuale per ognuno, ma con la bella sensazione di fare qualcosa anche per il territorio di cui siamo parte. Perfetto, noi non possiamo che seguire questo principio. Io vi ringrazio appunto per averci seguito, vi ricordo di continuare a seguire le nostre pagine Facebook, il nostro sito web. Venerdì sera qui in redazione abbiamo il Think Me dedicato alla mobilità milanese, quindi per chiunque volesse partecipare le porte sono aperte. Noi ci rivediamo domani con Good Morning Milano con il nostro Fabio Ranfi. Buona serata.